l'ultimo punto all'ordine del giorno, cioè la presa d'atto delle dimissioni di Cettina Pizzol. La vostra posizione è stata chiara in Consiglio Comunale. Sì, ovviamente la nostra posizione è sempre la stessa dal 21 giugno del 2012, ovvero da quando ci siamo insediati. Noi abbiamo un compito ben preciso che ci è stato dato dal popolo savocese, che è quello di controllare e proporre eventuali azioni all'amministrazione, dialogare e collaborare allorquando ce n'è bisogno. Detto questo, noi sulla vicenda delle dimissioni dell'assessore Pizzolo volevamo semplicemente che fossero portate in Consiglio Comunale e notificate allo stesso, perché dal 28 di febbraio, da quando cioè il vice sindaco di Savoca si è dimesso, ad oggi nessuno ci aveva formalmente e ufficialmente informati che il nostro vice sindaco di Savoca si era dimesso. Per cui lo scorso Consiglio Comunale ho chiesto al Presidente del Consiglio che venisse lettera in Consiglio Comunale la lettera di dimissioni, in modo che eventualmente fosse discussa dai consiglieri, così è stato, che fosse discussa dal sindaco in quanto ha relazionato il suo punto di vista sulle dimissioni dell'assessore. Detto ciò, il gruppo di minoranza e il sottoscritto non entrano in merito alle dimissioni dell'assessore Pizzolo, sono scelte personali per la quale noi speriamo semplicemente che quanto prima si giunga ad una decisione di una nomina assessoriale e di una nomina di vice sindaco per dar mandato all'amministrazione per poter proseguire e fare il miglior lavoro possibile per la comunità savocese. Poi all'ordine del giorno c'era all'ultimo giorno la presa d'atto delle dimissioni di Cettina Pizzola. Diciamo, nella lunga lettera, diciamo, voi assessore siete stati chiamati in causa. Io sinceramente non mi sento di esprimere alcun giudizio, sicuramente come ha detto il sindaco, auguro all'ex assessore Cettina Pizzolo di poter fare tutta la carriera politica comunale, comprensoriale, però per quanto riguarda tutto il contenuto della lettera, sinceramente già si è espresso il sindaco e non reputo di, non voglio aggiungere altre parole, ecco.